Allora, buonasera a tutti, vi vedo così numerosi, no? Benvenuti a tutti i nuovi ospiti della piattaforma Google Meet che è intestata a me, a Stefania Grasso Fotografia. Benvenuti a coloro, bentrovati a coloro che già hanno partecipato agli eventi passati. Questa sera non presenterò da sola, ma c'è qui con me Filippo Giacomelli, che è figlio di una ex compagna di università che è stata ritrovata tramite Facebook, e da qui l'utilità dei social media, una cara amica. Filippo è un giovane studente appassionato di storia romana ed è amministratore della pagina Facebook e Instagram Ne parlerà la storia. Diciamo, prima un ragazzo così appassionato di storia è rara cosa, ormai io parlo da docente, trovare degli studenti al giorno d'oggi che siano così desiderosi di ampliare il proprio bagaglio culturale. Sicuramente mamma Chiara e papà Luca ne vanno fieri. Do la parola a Filippo adesso per presentarsi e poi mi presento io per le persone nuove, solo un momento. Prego. Ok, ciao a tutti, sono Filippo Giacomelli, alcuni mi conoscono, altri no. Ho 12 anni, ho appena iniziato la seconda media. Intanto c'è una persona che vuole Vai, vai, partecipare. io non ti Ok? preoccupare. Sì. Sono il fondatore e anche un divulgatore storico, sono il fondatore di Ne parlerà la storia, che è un sito, un canale Facebook e Instagram. Vi invito a seguirci. E quindi buon ascolto. Io, per chi non mi conosce, perché molte persone stasera vengono dalla Lombardia, di sicuro io sono Stefania Grasso, sono insegnante di scienze naturali presso l'Istituto La Grangia di Vercelli e sono appassionata di fotografia. In tempi di pandemia ho acquistato questa piattaforma Google Meet proprio per facilitare i nostri incontri online, per facilitare chi ha problemi di mobilità e tenendo conferenze, presentazioni e proiezioni di fotografiche. Anche se adesso, per fortuna, il virus ha dato tregua, ho deciso comunque di tenerla perché è un modo anche per trovarci anche con le persone che non abitano a Vercelli o che fanno fatica a spostarsi. Allora, diamo inizio ora alla condivisione dello schermo, quindi apro la presentazione di Traiettorie Romane. Spero si veda. Filippo, si vede? Si vede, penso di non poter girare come. Ah, mi avvisi poi tu come eravamo d'accordo. Allora, questa serata si chiama Sì, si vede. Perfetto. Come si vede dal titolo, si chiama Traiettorie Romane ed è un evento storico, scientifico, fotografico che parla del piccolo San Bernardo, del cromlech del piccolo San Bernardo che si trova in Valle d'Aosta sopra la Twil. E ha avuto come tema il solstizio d'estate, perché questo evento in presenza, questa visita guidata del Cromlech si è tenuta proprio lo scorso 21 giugno. Dico soltanto due parole, adesso non voglio fare lezioni di scienze, ma dico solo due parole per introdurre l'argomento. Allora, siamo nell'ambito del moto di rivoluzione terrestre e per moto di rivoluzione si intende il movimento della Terra attorno al Sole che dura un anno e determina l'alternarsi delle stagioni. Ciò che vedete raffigurato qui, 21 giugno, è proprio il solstizio d'estate, che come ben sapete avviene quando il Sole raggiunge il punto più alto, cioè il giorno di massima luce, cioè la giornata più lunga dell'anno. A partire infatti dal giorno successivo, le ore di luce lentamente caleranno. Il moto di rivoluzione viene ben descritto dalle prime le due leggi di Keplero che si spiegano a scuola. Quindi, brevemente, i pianeti attorno al Sole vanno a descrivere quello che vedete qua, un'orbita ellittica, nelle quali il Sole occupa una delle due aree dell'ellisse che prendono il nome di fuochi. E si va così a individuare due punti. Il perielio, che è il punto più vicino al Sole, dove il pianeta ha la velocità massima e avviene solitamente tra il 2 e il 5 di gennaio. Al contrario, quando il pianeta si trova alla massima distanza dal Sole, si parla di afelio e qui la velocità sarà minima. Questo viene descritto dalla seconda legge. In questo ellisse vedete questo asse maggiore,
che coincide con una linea che prende il nome di linea degli Aspidi. Come abbiamo descritto i solstizi, analogamente andiamo a vedere gli altri due punti. L'altro punto che è l'equinozio, lo dice la parola stessa, equi, il dì è uguale, la durata del dì è uguale a quella della notte. Ne abbiamo la linea degli equinozi che coincide con il 21 marzo nell'equinozio di primavera e il 23 settembre con l'equinozio d'autunno. Ora andiamo a vedere qual è il significato simbolico del solstizio. Beh, innanzitutto è un ringraziamento nei confronti di Madre Terra per i doni che ci fa, quindi è un ringraziamento nei confronti di Madre Natura che, come ben sapete, purtroppo molto spesso è tristemente ricambiata dall'uomo con gli eventi che sono di attualità recente, incendi dolosi, l'uccisione di poveri animali. Si usava a celebrare il solstizio in passato attraverso i fuochi purificatori per scacciare le tenebre del male, contemporaneamente con danze attorno al fuoco e l'utilizzo di simboli naturalistici, ad esempio la quercia, l'artemisia, che in Valle d'Aosta è molto cara ai valdostani perché serve per produrre il liquore locale che è il GNP, il rosmarino, il prezzemolo e come vedete qua anche l'iperico. Allora, questa fotografia da me scattata è stata realizzata presso il Parco Animalier di Intrò nel 2010, dove ho svolto uno stage di accompagnatore naturalistico per la Cover FOP di Vercelli. Si avrà modo di parlare anche del Parco Animalier più avanti perché ho realizzato un fotolibro di biologia con i rami della biologia, ecologia, l'etologia e la botanica, che vi do la notizia questa sera, c'è quasi l'ufficialità, verrà poi presentato presso l'Università del Piemonte Orientale nella sede di Vercelli. L'idea è quella di farlo verso la fine della scuola, quindi verso giugno del 2024, con una presentazione che verrà rivolta agli studenti del corso di ecologia. Cosa rappresenta dal punto di vista fotografico il solstizio? Allora, noi siamo tutti abituati a vedere l'immagine classica che tutti i siti web propongono, di Stonehenge, e con questa, durante la pandemia, questa tradizione si era purtroppo interrotta, adesso sta riprendendosi, tutte le persone che si radunano a questo cromlech per assistere al solstizio d'estate. Allora, qualche anno fa, tra il 2010 e il 2016, l'emittente americana CNN ha premiato alcune mie fotografie nell'ambito del contest lanciato su Twitter e su Instagram con l'hashtag Happy Summer Solstice, dove praticamente sono state premiate alcune mie immagini, questa che vedete qui di Alassio, all'alba, è stata scattata con una Nikon D70S, poi abbiamo una foto di Cervinia, quindi qui è la grande muraglia, una foto di Viverone che in diversi mi hanno chiesto se fosse stata scattata in Malesia, qui ancora con una semplice Fuji, ho detto no, è in provincia di Biella. Queste sono quelle le foto che la CNN ha premiato, che ha preso e che ha praticamente regalato anche una Nikon D90 che serve per la fotografia astronomica e anche per le fotografie all'interno dei musei. Filippo, puoi ammettere per favore la signora Francesca? Sì, non riesco a farla ammettere perché dice qualcuno vuole partecipare alla riunione Io e allora, ok, a non posto. sono mai, ma non esce niente. Ok, allora questo purtroppo questi contest non ci sono più, però sono state delle belle esperienze anche per me dal punto di vista fotografico. Allora, vediamo qual è l'area di interesse. L'area di interesse è appunto il piccolo San Bernardo Latuil, che sarebbe anche un punto di osservazione privilegiato per i fenomeni astronomici, in quanto il Sole, dietro la sella di Lansen-Branlett, che vedete qui raffigurata,
crea con le ombre dei contorni al centro del Cromlech. La cosa bella anche che ho potuto ammirare dal piccolo San Bernardo è l'immagine del Monte Bianco che vedete qui sulla sinistra, della catena dell'Aiguille Noire de Peterey, che è praticamente l'immagine speculare a quella che si vede da Antrèves, dalla frazione di Courmayeur, dalla Palud. E invece su di qua si vede praticamente simmetrica. Ecco, al solito metto un attimo la signora, poi proseguiamo con la presentazione. Ok. Allora, verso il culmine del piccolo San Bernardo si attraversa anche il lago Verneuil, sempre sopra la Tuile, che è un punto di osservazione di inquadratura molto molto interessante. Ora lascio la parola a Filippo che vi parlerà della storia del Cromlech. Eccomi, allora, il Cromlech del piccolo San Bernardo, che si trova presso la località appunto di La Tuile, la cui asse maggiore misura circa 72 metri, rappresenta ancora oggi un elemento molto ricco di mistero, sia per quanto riguarda l'epoca della sua costruzione, che per quanto riguarda anche la sua funzione. Ma cerchiamo di capire, prima di parlare del Cromlech del piccolo San Bernardo, che cosa siano i Cromlech. Cromlech è una parola gallese che indica strutture megalitiche preistoriche. La parola è formata da crom, che significa tondo, e lec, che significa pietra piatta. Si pensa che la struttura del Cromlech del piccolo San Bernardo, che è una struttura megalitica, sia stata realizzata nella prima età del ferro, vale a dire tra il 725 e il 450 a.C., su per giù. Questo Cromlech era probabilmente formato in origine da 63 blocchi, tuttavia purtroppo solo 46 blocchi sono stati ritrovati e solo 8 di questi monoliti sono stati ritenuti autentici, quindi purtroppo del Cromlech originale rimane veramente poco. Avanti. Ecco. Subito. Secondo alcuni autori, tra l'altro, i lavori della strada carrozzabile, la strada statale 26, avvenuti intorno al 1860, avrebbero distrutto un dolmen centrale del Cromlech. Si trattava forse di un altare druidico. Cromlech che è disposto a ellisse e che appunto è formato, come potete vedere, da blocchi, da grandi blocchi di pietra. Quindi vediamo ora le teorie sulla funzione del Cromlech. Secondo una primissima teoria, si trattava di un luogo di riunione dei popoli, dei Salassi che abitava la Valle d'Aosta e dei Ceutroni che abitavano la Tarantasia, quindi i due popoli in sostanza dei due versanti, i quali si riunivano proprio su Piccolo San Bernardo, forse per scambi commerciali, forse per alcune riunioni, magari per parlare del tema dell'invasore romano, perché effettivamente erano sotto attacco quasi costante dai romani, magari invece per alcuni riti tribali e danze attorno al fuoco che venivano fatte proprio lì vicino al Cromlech e anzi dentro il Cromlech. Una seconda teoria farebbe pensare invece al Cromlech a un piccolo circolo funerario, più che altro, rispetto ad una struttura megalitica preistorica. E un circolo funerario di origine celtica. Mentre una terza teoria è che a causa della sua posizione, al Cromlech viene appunto attribuita anche una funzione astronomica. Infatti poteva trattarsi di un osservatorio astronomico che utilizzavano i druidi e i sacerdoti dell'epoca e di civiltà precedenti ai Galli, quindi veramente di civiltà antichissime. Per ottenere indicazioni per lo svolgimento di tutte le principali opere agricole all'epoca erano molto importanti queste indicazioni. Avanti. Ecco, così, quest'area viene considerata come un sito megalitico insieme a quella di San Martin de Corleans. Avanti pure, perché non. Grazie. Ecco, queste sono alcune lievi ombre. Direi di invece iniziare proprio con la storia della zona, cioè più che altro della storia del passo del piccolo San Bernardo. Se una tradizione orale tramanda che il passo del piccolo San Bernardo sarebbe stato attraversato da Annibale,
addirittura ad Annibale nel corso dell'inizio della Seconda Guerra Punica, quando nel 218 a.C. ha attraversato le Alpi. Questa cosa è stata confermata. Tuttavia, si tratta più di una leggenda, in quanto non sono stati ritrovati né armi da guerra, né resti di animali magari morti, né coprolitti. E sicuramente il passo fu attraversato dai Galli per entrare nella Gallia Cisalpina, dai Romani per fare il percorso inverso, però per Annibale, per quanto riguarda la storia di Annibale, è un po' una leggenda più che una verità storica. Il passo del piccolo San Bernardo fu utilizzato inoltre, aggiungerei, nell'Alto Medioevo anche dai Saraceni, quando avevano iniziato un po' a saccheggiare mezzo Mediterraneo, l'avevano utilizzato per breve tempo come punto di riferimento per poter attaccare sia le terre più a nord che le terre a sud, per poterle saccheggiare. Questo campo però durerà poco. E infine nell'anno 1000 verrà San Bernardo. Avanti. La primissima cosa certa è la costruzione romana della via Alpis Graia. La via Alpis Graia è una via costruita dai Romani per volere di Giulio Cesare nel 45 a.C. I Romani quella zona l'hanno conquistata su per giù, diciamo a cavallo fra il secondo e il primo secolo a.C. con varie spedizioni militari, e Cesare ne ha voluto appunto la costruzione di questa via, della via Alpis Graia, che precisamente congiungeva Milano, che è all'epoca Mediolanum, con Vienne, non Vienna, Vienne in Francia. E si trattava di una delle principali vie di comunicazione anche fra l'Italia e la Gallia all'epoca. I Romani, tra l'altro, erano soliti costruire, ecco che qua c'è scritto infatti Mansio Ospizio, erano soliti costruire di fianco alle loro strade delle mansio. In particolare questa mansio, come tutte altre, doveva garantire il pernottamento, il soggiorno, anche il ristoro, il riposo dei viandanti, degli animali da trasporto e anche dei carri da trasporto. Questa mansio è pianta rettangolare che ha una superficie, o meglio, le rovine hanno una superficie di 25, 5 metri per 67,5 metri, quindi comunque piuttosto imponente. Come già detto, è a pianta rettangolare, rimangono alcuni resti, come potete notare dalla foto, e quindi l'equivalente dell'ospizio. Era composto da un cortile centrale con all'interno anche una stalla che probabilmente, anzi sicuramente, doveva ospitare gli animali da trasporto. Il cortile ospitava invece i carri, i mezzi da trasporto dell'epoca, che ovviamente non erano le macchine, erano molto più rudimentali, potevano essere le bighe, potevano essere i carri, e poi alcuni edifici che circondavano il cortile centrale, che appunto dovevano garantire l'accoglienza degli andanti. Tra l'altro, a proposito di Mansio, di solito le mansio si trovavano l'una a distanza dall'altra di circa 40 chilometri, in modo appunto da garantire sempre ogni 40 chilometri riposo per i viaggiatori, i pellegrini sulle vie. Tuttavia qua c'è una piccola eccezione che però vedremo dopo. Vai pure avanti. Per chiudere il discorso della mansio, le vie dell'impero erano spesso, anzi sempre, protette dagli stazionari, cioè delle forze militari che rimanevano indietro per proteggere le vie di comunicazione e che avevano dovevano garantire la sicurezza dei viandanti, uccidendo i banditi e sconfiggendo i briganti, magari anche stanando nelle bande che magari si nascondevano nei boschi. Tra l'altro, quindi chiudo il discorso sulla Mansio, c'è anche un tempio romano, un piccolo tempietto, che è già in territorio francese, che è dietro alla Mansio. Il tempio è appunto romano ed è in stile gallo-romano. Spiego che cosa significa. Cioè, noi diciamo sempre per il Medioevo le chiese, no? In stile romanico, in stile gotico. Invece i Romani avevano dei loro stili, tra cui lo stile gallo-romano, cioè si tratta di una pianta, di una cella, pianta quadrata, con un grande porticato che la circonda. Del tempio ci rimane ve veramente poco, infatti questa è una costruzione in realtà
probabilmente successiva, che appunto è parte dell'area del tempio de dedicata a Giove. Il tempio, o meglio, quello che rimane, è stato scoperto negli anni 30, è stato riportato alla luce, oltre al tempio in sé, all'interno del tempio, un busto d'argento di Giove, un medaglione di Ercole, molti ex voto che raffiguravano Marte ed Ercole, ed erano a forma di foglia, in forma fogliata, come si dice, e un gran numero di monete risalenti a vari periodi dell'epoca romana. Sull'altro lato della strada sorgeva invece un magazzino, anch'esso faceva parte delle strutture attrezzate e adibite alla sosta dei viandanti. Quindi vai pure avanti. Ok, questa invece è parte della struttura, delle strutture romane. Quindi io lascio nuovamente la parola a Stefania, tornerò poi dopo. Ok, grazie. Allora, volevo solo far vedere ai nostri ospiti questa sera alcuni effetti che del sole, anche nonostante il temporale che ci ha sorpresi nel pomeriggio, voi come sapete bene in montagna in estate è facile incappare in questi temporali improvvisi, però nonostante questo il sole ha regalato lo stesso dei bellissimi effetti. Quindi col 7300 montato sulla Nikon di 7100 sono riuscita a cogliere proprio i giochi di luce che il sole ha fatto su attorno alla sella, come se fossero davvero delle reali oggetti incandescenti. Allora, proprio a questo proposito mi volevo soffermare un momento per dare un'idea proprio a grandi linee sulla struttura del sole. Partendo dall'interno, nel sole troviamo il nucleo. Nel nucleo viene prodotta tutta l'energia emessa dal sole, troviamo una temperatura elevatissima, tale da permettere le reazioni di fusione nucleare. Al nucleo segue la zona radiativa che riceve l'energia che viene prodotta nel nucleo verso l'esterno. Segue poi la zona convettiva dove ci sono, come dice la parola stessa, convezione di una liberazione di energia sotto forma di calore. Dopodiché, essendo la temperatura più bassa, poi i gas caldi si raffreddano e poi diventano sempre via via più pesanti e ridiscendono. La parte che noi vediamo, la parte reale che noi vediamo del Sole, è la fotosfera, sfera di luce. Appunto la parte visibile della stella che contiene si possono osservare dentro di essa delle zone più scure che prendono il nome di macchie solari. Dopodiché segue la cromosfera, che è un involucro di gas incandescenti a contatto con la fotosfera, e la corona, che è lo strato più esterno del Sole. Sia la cromosfera che la corona sono visibili durante le eclissi totali, e poi vedete queste ultime protuberanze spicole, dette anche spicole, che sono proprio dei getti di gas incandescenti. Nella diapositiva successiva mi è piaciuto molto avvicinare la lente per inquadrare, volgere l'attenzione sulle Gilles Noires anche con questa bella nube che la sta per avvolgere. Qui le persone attorno al Mont Will, quello che vedete sullo sfondo, hanno cercato speranzose comunque di creare un cerchio per vedere se c'era qualche ombra comunque lieve c'è stata. Qualcuno ha anche rischiato, ha tentato il parapendio sullo sfondo sempre Monte Bianco e le Gilles Noires. Mi piace anche molto cogliere questi aspetti un po' della montagna, anche lo sport in montagna. E questo è il professor Guido Cossard, che è il presidente della sezione di archeoastronomia di Aosta, che purtroppo stasera non è potuto essere qui con noi perché è fuori città per altri convegni ed è autore di pubblicazioni in ambito di storia e di astronomia per riviste prestigiose e anche collabora con la stampa. In questa immagine vedete che abbiamo raggiunto proprio il colle del piccolo San Bernardo, quindi abbiamo raggiunto un'altezza di 2188 metri, quindi siamo al confine tra l'Italia e la Francia. E questa è la linea di confine con la bandiera italiana e francese. Ora Filippo ci racconterà qualche curiosità sulla bandiera che vedete dietro quella italiana. Rieccomi, diciamo così.
Dunque, la bandiera che vedete dietro in realtà non ha una origine precisa, nel senso che io inizialmente non ho ben capito che cosa fosse. Alla fine mi sono informato e ho scoperto che non è una vera e propria bandiera ufficiale, è una bandiera costituita e completamente inventata dal figlio del proprietario dell'ospizio, che vorrebbe fosse, diciamo, un po' una bandiera ufficiale del piccolo San Bernardo, e quindi l'aggiunta dietro la bandiera italiana. Però a parte l'invenzione, ha diversi simboli. Infatti, tra i simboli che potete notare c'è l'aquila, che è sia quella è di origine probabilmente di origine napoleonica, come è stata ideata in origine napoleonica, e Napoleone ha attraversato questi posti. Ma l'aquila è anche simbolo dei romani, quindi ha una doppia valenza, diciamo così. Sono gli sfondi blu e rosso, probabilmente sono stati fatti dall'autore senza un particolare motivo, ma come potete notare ci sono 8 stelle sugli sfondi rossi. Ci sono 8 stelle. All'epoca, quando è stato inaugurato, diciamo così, il passo, i comuni francesi al confine erano 8, adesso non sono più 8, quindi dovrebbero rappresentare le 8 stelle i 8 comuni francesi al confine. Invece quella al centro, che sembra una faretra, diciamo, una sorta di faretra, è un simbolo di Giove, Giove che ovviamente è quella al centro, ovviamente nella parte rossa, è un simbolo di Giove, Giove che ovviamente, dato che il tempio era dedicato, come già detto, a Giove, e probabilmente anche ad un'altra divinità, Hercules Graius, che è stato raffigurato su una lamina votiva, ritrovata, come vi dicevo prima, che ve lo avrei detto dopo, nella cosiddetta Mansio occidentale, che sarebbe un'altra Mansio. Probabilmente ci passavano così tante persone che ogni 40 km, diciamo, le Mansio erano troppo piene, hanno dovuto costruire un'altra Mansio un po' più piccola, che si trova più a occidente rispetto all'altra, ed è in territorio francese, anch'essa con funzioni ricettive, ma non ci rimane praticamente più nessuna traccia di essa. E quindi, insomma, la faretra, simbolo di Giove, che appunto, diciamo, è una delle divinità a cui è dedicata, se così potremmo dire, è dedicato il passo. Lascio nuovamente la parola a Stefania. Sì, brevemente faccio scorrere vedendo, qui siamo già sul lato francese, quindi ci spostiamo in direzione dell'ospizio del piccolo San Bernardo, qui è immortalato un po' più da vicino, e se andate proprio a mettere l'auto nei pressi dell'ospizio, se avete un obiettivo professionale, ma anche semiprofessionale, potete cogliere la sommità del Monte Bianco e vedere sempre la sua maestosità, una montagna veramente, veramente bella. Ecco, questa è la catena del Monte Bianco proprio nel dettaglio. Allora, proprio qui al confine con la Francia abbiamo la statua di San Bernardo, quindi il passo è stato inaugurato nel 1902 proprio con questa statua che si erge su un piedistallo di tufo. Allora, prima San Bernardo aveva un indice in questa statua qui che indicava il colle come una tappa obbligatoria proprio per raggiungere la Francia. Quindi poi questo indice è stato amputato. Comunque questa è la statua adesso attuale e questa è la statua originaria, la statua antica che sorge su una colonna che è stata scolpita sempre dalla Abbé Pierre Chanoux, in cui adesso andiamo a parlare. Ecco, questa è la cappella funeraria proprio dedicata a Pierre Chanoux, l'abbé Pierre Chanoux, un presbitero, alpinista, botanico, nativo di Champorcher e sempre noto con l'appellativo di abbé, un termine francese di ampio significato, un termine usato per indicare una persona religiosa molto importante per la comunità, ma tuttavia Pierre Chanoux non è mai stato abate. Nel 1859 divenne rettore dell'ospizio del piccolo San Bernardo. Fu uno dei primi iscritti al CAI, il Club Alpino Italiano, ma soprattutto è stato il fondatore del Giardino Botanico Chanusia, che si trova a
proprio accanto a questa cappella funeraria. Il giardino è stato fondato nel 1897. Pierre Chanoux morì nel 1909, però presso l'ospizio del piccolo San Bernardo ha anche fondato la biblioteca. Era amico di un altro abate, Abbé Gorret, molto caro ai Vautournens, cioè agli abitanti di Val Tournanche, e anche l'Abbé Gorret era un appassionato alpinista. Chi ama la Val Tournanche saprà sicuramente della sua famosa citazione: Pour un Val Tournain, son village de Val Tournanche sera toujours au centre du monde. Vuol dire che per un residente di Val Tournanche questo villaggio sarà per sempre al centro del mondo, al centro del suo cuore, ma al centro del cuore Val Tournanche è anche per i non residenti. Questa invece è l'antica dogana. Filippo, vuoi parlarne tu? Certo, sicuramente. Quella che vedete là, quella colonna, si chiama colonna Lu, è una colonna di porfido costruita in epoca romana ed alta 4,5 metri, quindi è piuttosto alta. In origine la colonna, che è stata costruita appunto dai romani, era sormontata da un grandissimo frammento di minerale di colore rosso molto acceso che, secondo una leggenda, aveva il potere addirittura di brillare nella notte, quindi di orientare i viandanti sperduti nelle tenebre all'occorrenza di, diciamo così, anche nella tormenta e nella tempesta quando capitava. E questo grande frammento si chiama Escarboucle, che era di forma tondeggiante, simboleggiava l'occhio di Giove, e qua torniamo al discorso delle divinità, diciamo, protettrici del passo. Quindi abbiamo sostanzialmente abbiamo Marte, abbiamo Ercole, abbiamo Giove, abbiamo anche un'altra persona, che ora infatti vediamo. Secondo alcuni, almeno inizialmente, la colonna era di origine celtica, dedicata al dio Pan, che è una divinità suprema celtica. Sembrerebbe invece che il termine colonna Yu derivi dal culto di Giove Pennino, Jupiter Penninus, in latino, che è una probabile interpretazione, vedete che oltre a Giove c'è anche Pennino, è una probabile interpretazione di un dio celtico, molto importante protettore della montagna, o forse dello stesso dio Pan. E a questo Jupiter Penninus, che è appunto Giove, ma è uno dei tanti culti di Giove, erano offerti direttamente sul posto sacrifici pro itu et pro reditu. Con questa invocazione, unita ad un piccolo obolo, i mercanti e i legionari si garantivano di uscire indenni, diciamo così, dal passaggio e dai valichi alpini, temuti per la loro natura selvaggia, per il freddo anche, forse, secondo una tradizione, più degli stessi eserciti nemici. Lascio nuovamente la parola a Stefania. Ecco, io ritorno sulla garitta in pietra che è al di sotto dell'ospizio, sempre voluta costruire per volontà dell'Abbé Chanoux. Ne approfitto anche per dire che l'abate ha esplorato il Routor, cioè la vetta principale sulla valle di La Tuile, dando il nome a Dora vidi, vidi la Dora, e Mira vidi, vidi cose meravigliose. Ma sappiamo ben tutti che la Valle d'Aosta dona cose meravigliose, le sue bellissime montagne. Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso. Quello che colpisce di questa costruzione è sicuramente sopra questa struttura che vuole indicare un po' la rosa dei venti. No, quello che si spiega a scuola è sempre questo, della rosa dei venti, questa piccola mappa, diciamo così, che indica i venti freddi e i venti caldi. Allora, perché è stata costruita questa garetta in pietra? Proprio l'abate voleva meditare al riparo dal vento e pare anche questa struttura avesse la funzione di posto di blocco per i doganieri per scovare i contrabbandieri. Ma qui abbiamo una veduta di insieme che ho scattato con la D5200 del colle del piccolo San Bernardo, alcuni resti risalendo lungo il passo. E qui abbiamo praticamente il punto, la linea di confine dove c'è questo negozio e mi è piaciuto fotografare perché
presenta davanti le miniature degli animali tipici della Valle d'Aosta, quindi abbiamo lo stambecco, il cane San Bernardo, la marmotta e l'aquila. E a fianco dell'ospizio c'è Mount Will con questo piccolo lago. Se voi passate davanti all'ospizio, troverete questo ostello dove c'è anche l'info point, quindi la sede dell'ufficio del turismo, e c'è anche la biblioteca, quella che citavo prima, fondata sempre dall'abbé Pierre Chanoux. Il nostro viaggio si è concluso qui sulla Tuile, che offre delle visioni, delle inquadrature serali molto molto suggestive. E questa fotografia che vedete qui è stata premiata recentemente per l'Assignment Longue Exposure e sta partecipando a una mostra multimediale per la rivista Landscape Photography Magazine, quindi in America, e sarà in mostra fino al 10 ottobre. Questa cascata deriva da quella più importante della vallata, che è proprio quella del Rutor. Se qualcuno avesse, noi adesso concludiamo, se qualcuno avesse piacere di farci delle domande, può intervenire a voce per alzata di mano o per chat. Adesso io e Filippo vi svegliamo una sorpresa. Intanto Dimmi. c'è una persona che si vuole collegare, c'è ancora il problema. Sì, faccio subito, tanto abbiamo concluso. Allora, dicevo che io e Filippo svegliamo questa sorpresa di questa sera. Dico io? Sì, vai. Ok, Sì. allora siamo lieti, direi. Anzi, oserei dire, diciamo così, che è in progettazione e in fase di sviluppo, il nostro libro, che parlerà del piccolo San Bernardo, o di tutta la storia del piccolo San Bernardo, lo scriverò io. Stefania mi farà da consulente fotografica, farà lei tutte le foto e quindi mi raccomando, questo libro verrà poi pubblicato su Amazon, quindi mi raccomando di comprarlo per avere anche un riassunto piuttosto leggero, perché non sarà un libro molto grande, anzi direi anche un saggio su Piccolo San Bernardo. Ok, allora c'è la signora Elena che vuole intervenire, prego, Sì, lei ha la niente, parola. volevo chiedere a Filippo se questa passione per la storia è solo riservata alla storia romana o alla storia in generale? E se è solo alla storia Allora, romana, perché alla storia romana e non alla greca, alla medievale, che ne so? ok, allora no, in realtà è una passione praticamente per tutta la storia e per buona parte della scienza. Intesa anche botanica, tutte le scienze naturali mi piacciono molto, per esempio, astronomia, e diciamo che è una passione abbastanza generale. Per quanto riguarda la storia romana, ho giocato e ci gioco ancora, ho anche diverse collezioni dei Playmobil romani da quando avevo forse 3-4 anni e da lì mi sono documentato. Da lì ho iniziato a documentarmi. Intanto devo mettere un'altra persona. Ok? No, c'è, tranquillo, vai. E quindi insomma, diciamo che da lì è rimasta la storia romana Ah, come ok, quindi la non è branca una passione principale, sì, così univoca potremmo per la storia dire, romana, però ecco, in mi realtà chiedevo appunto come mai. ce ne sono Comunque, anche. senza togliere niente alla professoressa Grasso, che è stata bravissima, chiarissima, una bravissima Grazie, signora. fotografa, ma tu sei fantastico, guarda, veramente. Grazie, Ma sì. veramente fantastico, cioè, ma te veramente Alberto Angela te spiccia a casa, come dicono, come dicono a Roma, No, adesso la sposta di non proprio. esageriamo. No, guarda. Però intanto continuerò sempre, questa è una promessa, a offrire contenuti sempre nuovi, su ne parlerà la storia. Mi piacerebbe poi un giorno, fra tanto tempo, magari ampliarla, magari con documentari di viaggi, documentari anche con un approccio anche più completo, cioè non, che per quanto riguarda i viaggi non solo si tratta di storia, ma anche di altre cose. Quindi, insomma, direi che
Ho molti progetti per il Bene, futuro e c'è ancora tanto tempo. congratulazioni, che ti rimanga a lungo questa passione, perché come diceva la professoressa, io ho fatto l'insegnante anche di tua madre, tra parentesi, per più di 40 anni, ed è veramente raro trovare una passione in questi ragazzi, soprattutto una passione culturale. Quindi ecco, davvero bravo, bravo, bravo. Grazie di avermi invitato, bravissimi, veramente, Sì, tutti e due. di nulla, infatti mi raccomando, questa è una cosa che dico a tutti, bisogna valorizzare il patrimonio culturale, si rischia sempre di perderlo, sempre di più, bisogna sempre valorizzarlo così come bisogna valorizzare la ricerca, quindi mi raccomando, bisogna sempre trasmettere ai giovani queste passioni, ci servono persone che possano trattare di divulgazione, trattare di cercare di trovare anche nuove scoperte appunto sulla ricerca e anche parlare e scoprire meglio il nostro patrimonio culturale. È una cosa molto importante a cui io tengo molto e quindi lo dico sempre, perché poi si rischiano prima o poi queste cose di perderle. Noi speriamo comunque di, anche nelle future presentazioni, adesso questa piattaforma rimane attiva, vi vorrei poi presentare, vi inviterò anche a un'altra presentazione che sarà verso Natale, probabilmente sulla storia di Passo Sempione, sull'era napoleonica e sull'era di Caspar Stokalper, che è stato l'ideatore, lo stratega degli scambi commerciali tra l'Italia e la Svizzera. Quindi vorremmo fare anche una cosa a livello internazionale, coinvolgendo anche gli amici svizzeri, se possibile, e coinvolgendo ancora anche Filippo, perché, come avete visto, è un ottimo divulgatore, e ci saranno anche qui dei simboli di storia romana, per cui avremo poi piacere della sua presenza e del suo intervento. Quindi verrete, chi vuole può mandarmi un'email anche a questo indirizzo qua che vi lascio in chat, alcuni lo sanno, altri no, per essere costantemente aggiornati sulle iniziative fotografiche e culturali che verranno tenute su questa piattaforma in modo da avvantaggiare tutti noi, ecco. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, chiedere, siamo disponibili ancora. Sì. Pier Mario, prego. Sì, no, volevo chiedere, visto che si parlava di storia, ecco, tu leggi dei libri di storia, ecco, magari come li giudichi? Perché diciamo molto spesso vengono anche romanzati. Diciamo, puoi trovare uno che è appassionato di storia, può trovare davvero uno spunto oppure è solamente, diciamo, fantasia, molto spesso. Allora, diciamo che ne ho letti diversi di libri, ho una grande biblioteca di libri prevalentemente storici, ma anche appunto scientifici, e devo dire che ho anche molti romanzi storici, alcuni sono fatti bene, nel senso che riescono comunque a parlare bene di storia, altri invece sono veramente tanto romanzati e non ve li consiglio, proprio non ne consiglio a nessuno. A nessuno di voi, però altri invece li consiglio, diciamo che prevalentemente se si vogliono vedere, se si vuole sapere di più di storia o di scienze in generale di tutti gli aspetti della nostra cultura, soprattutto bisogna leggere i saggi. Possono essere un po' più noiosi, però in fondo sono quelli più affidabili, cioè che non iniziano magari a divagare su argomenti che non c'entrano niente, piuttosto che a romanzare. Per quanto riguarda i romanzi, però devo dire la verità, I Lupi di Roma, non mi ricordo più chi sia l'autore, ce ne sono due però, quindi com'è che si chiama? Non mi ricordo più, anzi vado a prenderlo, un secondo solo. Sì.
Questa sera abbiamo unito scienze, storia, fotografia. È bello anche unire e fare un po' di multidisciplinarietà, ecco. Allora, rieccomi. Scusate, ma ho preso un po' di libri. Diciamo che per quanto riguarda i libri storici, in particolare i romanzi storici, I Lupi di Roma è un libro piuttosto lungo, sono circa 400 pagine, di Mariangela Galatea Vaglio. È un ottimo libro, nel senso che non è del tutto un romanzo. Magari si dice qualcosa di più romanzato, però dice anche che è romanzato e poi è diviso in varie piccole parti, in vari piccoli paragrafi, quindi insomma sotto certi aspetti è consigliabile come romanzo storico. La Galatea Vaglio ha anche un blog, lo sai, vero? La guardi ogni tanto. Non ho capito. Galatea Vaglio ha un blog di No, non, allora so che ce l'ha, ma non lo sì, guardo. in video, perché lei fa tutta l'attualizzazione della mitologia anche. Quindi ti racconta la storia attualizzandola e ha questo blog molto divertente, anche molto interessante, quindi ti consiglierei di seguirla Poi perché è bravo, bravo, Angela merita. Impero, che è molto bello anche lui, certamente è un po' romanzato, ma ci fa sentire proprio vicini agli antichi e quindi lo consiglio molto. Per quanto riguarda invece i saggi, consiglio Giovanni Brizzi, Ribelli contro Roma. Non è una scrittura molto semplice, ma comunque è comunque abbastanza agile, diciamo, dopo averlo letto, si ha una conoscenza approfondita di molte parti della storia romana. In particolare si chiama diciamo, il sottotitolo è Gli schiavi, Spartaco, l'altra Italia, cioè parla della guerra sociale, dei ribelli italici, delle tre guerre servili, la terza in particolare, che è quella di Spartaco. Consiglio poi questo manuale, che è un manuale piuttosto comunque corto, che parla un po' di tanti approfondimenti sulla terra, proprio in generale sui minerali, sulla geologia, su tutto, e quindi estremamente bello. Molto, molto, molto consigliabile, anche perché è scritto veramente molto, molto semplice ed è di sapere facile, quindi è una cosa abbastanza semplice. La luna di Oriana, di Oriana Fallaci, che è stata a contatto anche, ora stiamo un po' divagando, con astronauti e altre persone, quindi è un libro veramente consigliabile, perché non è un romanzo, è proprio scritto da una persona che è stata vicina alle persone che hanno calpestato la Luna. Infine, di Roberto Trizio, I bastardi che vinsero Annibale, che è un saggio anch'esso abbastanza interessante, che tratta invece dei legionari cannensi, coloro che sono stati sconfitti a Cannae, che poi riescono completamente a ribaltare le sorti delle guerre puniche, vincendo poi Azzama, in quanto Scipione li rivorrà nelle sue fila. Quindi questi sono, diciamo, i libri, ma se posso consigliare, il libro migliore che abbia mai letto fino ad ora è Intervista con la storia di Oriana Fallaci. Quello veramente è straordinario, ma diciamo parla un po' di tutti i temi, se così potremmo dire. Ok, vediamo se c'è qualcun altro che vuole prendere la parola. Io ne approfitto solo magari per dire che sto realizzando una serie di fotolibri, anche l'ultimo che ho realizzato, a parte questo sulle tracce del barone Stocalpre, che è stato scritto in doppia lingua, quindi in italiano e tedesco, per avvantaggiare anche la lettura in Svizzera. Ho scritto anche un libro su un paese qui vicino a Vercelli che si chiama Prarolo, che come sito di birdwatching, dove raggruppa tutte le foto fatte con un teleobiettivo nelle risaie vercellesi nei periodi di riproduzione di questi animali, come se fosse un piccolo atlante dedicato a questo luogo che si trova a 7 km da Vercelli. E poi l'ultimo è il fotolibro sul Parco Animalier d'Intro, che si trova sempre in Valle d'Aosta,
e che per coloro che si sono collegati dopo si conta di fare una presentazione presso l'Università del Piemonte Orientale nella sede di Vercelli alla Facoltà di Biologia durante il corso di Ecologia che sarà, si terrà da marzo a giugno. Adesso compatibilmente col mio orario scolastico cercheremo di organizzare, poi verranno comunque sempre presentati qui questi libri anche su questa piattaforma, quindi siete tutti calorosamente invitati a partecipare. E, siete stati tantissimi, è stato un successo questa sera, proprio, sì. Quindi vi devo proprio ringraziare di tutto cuore e spero ancora di vedervi su questo schermo. Anche io, di sicuro, come vi ho detto, farò parte di altri podcast, perché oltre a quello lì ce ne sono altri in programmazione. Come vi ho detto, posso essere anche utile su altre epoche della storia e su anche parti della scienza. Quindi, volendo, io posso esserci in tanti altri podcast, quindi di sicuro inviterò ancora le persone che ho invitato, magari anche altre che oggi non hanno potuto, però sono molto contento di aver potuto registrare questo podcast, perché effettivamente molte persone non hanno purtroppo